a 78 anni, Alfredo Cerruti, produttore discografico e fondatore voce degli Squalor, il gruppo fondato nel 1971 insieme ai parolieri Giancarlo Bigazzi e Daniele Pace, al musicista Totò Savio e al discografico Elio Gariboldi. A darne notizia al suo manager Dino Vitola, che su Facebook scrive: Alfredone non c'è più, è in cielo, era un mio fratello più grande, ma era piccolo, dotato di una grandissima intelligenza, era di un grande ingegno. È stato il fondatore e la voce degli Squalor, un grandissimo direttore artistico, grande autore per la televisione, un grande uomo per bene. Abbiamo vissuto insieme solo momenti e giorni bellissimi. Con lui era sempre una festa, una gioia, le cene al Matriciano a Roma e al Santa Lucia a Milano erano sempre dei film. Un po' della sua ironia sono riuscito a prenderla. Grazie Alfredo, tutte le mie preghiere saranno per te, ti vorrò sempre bene, amico mio.